Il coraggio del lupo. Giù le zampe sciupa fiabe, non mi rompere le fiabe. Tu confondi, tu rovini, giù le zampe dalle storie dei bambini. Bravo Folletto Cotogno, adesso ci siamo. Ehi, ciao, benvenuto. Mi stavo ripassando la filastrocca contro sciupa fiabe. Ti ricordi chi è sciupa fiabe, vero? È un mostriciattolo che odia tutti i racconti e tutte le storie e che mette scompiglio in tutti i regni di fiaba. Sai, Re Quercia mi ha affidato una missione molto segreta. Aspetta un attimo. Non c'è nessuno. In questi casi la prudenza non è mai troppa. Sto andando da Gipo Scribantino a prendere un libro molto prezioso. Preziosissimo. Il libro più prezioso di tutti i regni di fiaba. Shhh, esatto, proprio quello, ma abbassa la voce. Il grande libro di tutte le fiabe. Sciupa fiabe non immaginerebbe mai che il grande libro di tutte le fiabe si trova nella cantina della Torre Scribantina, in mezzo ad una montagna alta così di vecchi numeri dei giornali del Fantabosco. Beh, lì dovrebbe rimanerci per sempre, perché sciupa fiabe non andrebbe mai a cercare lì. Beh, il fatto è che Re Quercia stasera a cena ha un ospite speciale. Il re dei regni delle fiabe del sole è in visita al castello di Re Quercia. E stamattina, mentre passeggiavano, Re Quercia ha confidato al suo amico che il grande libro di tutte le fiabe è custodito qui al Fantabosco. E allora il re dei regni delle fiabe del sole ha espresso a Re Quercia il desiderio di poter vedere questo libro di cui tanto si parla in tutti i regni di fiaba. Hai capito perché mi stavo ripassando la filastrocca contro sciupa fiabe? Re Quercia mi ha affidato il compito di andare a prendere il libro in questione e di portarlo al chiosco, dove lo affiderò a Balia Bea, che poi lo porterà al castello. Beh, ecco, io ho deciso di camuffarlo, il libro delle fiabe, perché è pericoloso portarlo in giro. E no, non ti posso dire che idea ho per camuffare il grande libro di tutte le fiabe, ma più tardi al chiosco ti racconterò tutto. Ci vediamo dopo, adesso sono in ritardo, devo andare da Gipo. A presto, ciao. Coraggio, Lupo Lucio, sì, non può mica andare come ieri, eh? Adesso da dietro quel cespuglio arriveranno 3 cinghialetti e io, zac, con questa rete li prenderò in un colpo solo, sì, zitto. Tre cinghialetti devono passare perché tra un po' arrivano anche i miei nipotini e dico, un cinghialetto per me e 2 per loro, eh? Ah, e no, magari... Ecco, magari invece passano i leprottini, già, 3 leprottini, che sono anche più buoni, dei cinghialetti, sì. E io, zac, li prendo, e così non faccio patire la fame ai miei nipotini, sì. Adesso arrivano, Una gallinella almeno, dico, sì. Non sarà granché, ma è buona anche lei. Sì, perché dovete sapere, cari nipotini, che ieri lo zio Lupo Lucio ha esagerato, sì, ha mangiato 3 maialini, un cinghialetto, un rinoceronte, no, sì, una gallinella in brodo, la sera prima di andare a dormire è quello che serve, sì, leggera ma nutriente, sì. E dico, almeno una gallinella, altrimenti che cosa gli do da mangiare io? Certo, Lupo Lucio, un fruscio. Oh, ecco che cosa ci voleva, un po' di riposo. Balia Bea? Tu chissà quante cose buone ci sono in quel cestino. Ma cosa sta facendo? Per fortuna nell'aria non c'è odore di sciupa fiabe. Anche se con quel mostriciattolo non si può mai sapere. Sciupa fiabe? Perché c'ha paura di sciupa fiabe? Boh, vabbè. Dea Lupina, sì. Coraggio, Balia Bea, fine del riposo. Ferma lì! Sono sciupa fiabe! Il terribile! Lascia il cestino e puoi andartene. Giù le zampe, sciupa fiabe! Non mi rompere le fiabe! Sì, tu... lascia stare perché le tue filastrocche con me non funzionano! Sono il terribile sciupa fiabe, sì! Lasciami il cestino e vattene!
Oh no, fate madrina, che paura lo sciupafiabe! Oh, Fatalina, la filastrocca scongiuro non funziona! No, allora usiamo un'altra filastrocca. Vieni, Pipì, corri veloce, scivola, scivola, ruscelletto, ascolta il comando della mia voce, apriti, apriti, rubinetto! Fatalina, non ti avvicinare, è pericoloso! Oh. Ciao, Lupo Lucio! Ciao, scusate, ma devo andare, ho fretta, io, niente, opa, Lupo Lucio, brutto imbroglione di un lupo. Ehi, ciao, sono appena stato da Gipo, sì, il grande libro di tutte le fiabe è qui dentro. Però sarà meglio lasciarlo qui. Prima lo devo camuffare da grande libro di tutte le pietre. E ti faccio vedere come fare. Allora, per prima cosa ci vuole un cartone da imballo, come questo qui, che puoi colorare come vuoi. Poi ci vuole un righello, pennarelli, un cucchiaio, altri cartoncini e poi soprattutto delle pietre. Ecco qua. Belle, vero? Sai, io sono un appassionato di pietre e da piccolo le collezionavo anche. Sai che le pietre, oltre a poter essere molto belle, hanno una storia lunga e interessantissima. Sì, ma non ti parlo delle pietre preziose, come i diamanti, gli smeraldi o i rubini. Ti parlo delle pietre che ogni giorno ci capita di trovare in giro passeggiando. Ad esempio, vedi questa? Questa è una pietra che si chiama selce. Pensa che i primitivi la usavano per costruire la punta delle frecce. Hai capito da quanto tempo che si trova qui questa pietra? Pensa se potesse parlare quante cose potrebbe raccontarci. Tu sai da dove vengono le pietre? Beh, alcune pignalenti e pignalenti fa sono state eruttate dai vulcani sotto forma di colata di lava incandescente, sì, che poi piano piano si è raffreddata. Altre invece si sono formate per accumulo di sostanze molto diverse, tra cui c'erano gusci e scheletri di animali. Beh, ma adesso basta con le chiacchiere. Tra poco arriverà qui Baliabea e deve portare il grande libro di tutte le fiabe al castello. E lo devo camuffare. Adesso ti faccio vedere come. Per prima cosa bisogna fare due lunghe strisce con il cucchiaio sul cartoncino. Pieghiamo il cartoncino sui tagli che abbiamo fatto. Adesso cominciamo a decorarlo. Poi cominciamo ad incollarci delle pietre. Ci mettiamo un po' di nastro adesivo sotto, come io ho già fatto, e le mettiamo in fila. Con un cartoncino disegni e ritagli una casetta, come ho fatto io. Prima la casina, poi il tetto, e poi il camino. E infine, sempre con altre pietre, con il nastro adesivo sotto, ci facciamo le nuvole. Cioè, le nuvole e il fumo che esce dal camino. E scriviamo il titolo del libro.
il grande libro. Libro di tutte le pietre. Adesso vado a prendere il grande libro di tutte le fiabe e lo metto dentro. Ecco fatto. E adesso il grande libro di tutte le fiabe è diventato il grande libro di tutte le pietre. Sta arrivando qualcuno. Ciao Milo. Ciao Lupo Lucio. Ma che faccia? Che cosa è successo? Sono venuto a bere il mio ultimo tirami super. Ultimo tirami super? E perché ultimo? Ultimo. Perché me ne vado, Milo. Cosa stai dicendo? Eh? Che cosa stai dicendo, Lupo Lucio? Salute. Su, raccontami, che cosa pigna è successo, Lupo Lucio? È una schifezza, eh? Vabbè, ma almeno non ne sentirò la mancanza. Ma, Lupo Lucio? No, devo andarmene, Milo, dal Fantabosco, sì. Ma stai scherzando? Anzi... Ti prego, fammi un favore. Quando arriveranno i miei nipotini, dovrei dire loro che lo zio Lupo Lucio è stato chiamato per un'impresa, sì. Anzi no, per una grande impresa, sì. Grazie. Si può sapere che cosa stai dicendo? Devo andarmene dal Fantabosco per sempre, Milo. Lupo Lucio... Perché non beviamo insieme almeno un'ultima moraviglia? Vabbè, un ultimo bicchiere di moraviglia, Lupo Lucio. Ma... Lupo Lucio, ancora non è pronta. Sarà pronta tra alcuni pignuti. Già lo sapevo. Non importa. Me ne vado. No, Lupo Lucio, ma perché intanto non vai a preparare i tuoi bagagli? Se vuoi veramente andare via, avrai bisogno di prendere i tuoi bagagli, no? Va bene, vado e torno. Ho cercato di prendere tempo, perché non sono riuscita a capire che cosa è successo al Lupo Lucio. Se fossi riuscita a capirlo, sicuramente gli avrei fatto cambiare idea. Non si è mai detto che io lascio andare via Lupo Lucio dal Fantabosco senza fare niente per trattenerlo. Ciao Milo. Ciao Baliabea. Sono venuta a prendere. Sì. Eccolo qui. Il grande libro di tutte le pietre. Ma Milo. Oh Milo, hai sempre delle idee arcifollette. Beh, mettiamolo subito nel cesto. Mi sentirò tranquilla solo quando l'avrò portato al castello. Ho una tale paura di incontrare lo sciupafiabe. A proposito di sciupafiabe, lo sai che cosa è successo? Quell'imbroglione di Lupo Lucio mi ha fatto prendere uno spavento, ha fatto finta di essere lo sciupafiabe. E Fatalina gli ha fatto fare una figuraccia. Ah, avresti dovuto vederlo. Beh, ben gli sta. Ora vado, eh. Ciao Milo. Ciao Baliabea. Credo di aver capito che cosa è successo. Sì, Lupo Lucio questa volta mi sa che si è arrabbiato veramente sul serio. Sì, se l'è presa troppo a male. Beh, forse è meglio che parli con Fatalina. La devo andare a cercare. Si fa in fretta a fare il bagaglio di un lupo. Sì, guarda. Mi sembra ieri...
di essere arrivato qua al Fantabosco. Vabbè. Lupo Lucio. Sì? Ti stai commuovendo? No. E la verità è una, sì. Fammi fare un nodo qui. La verità è che avresti dovuto andartene via prima, certo. Ecco, chiudiamo qui. Sì. Andartene via da questo Fantabosco, ecco. Che cosa ti ha dato, questo famoso Fantabosco? Fame, 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 sempre fame. Vabbè, Lupo Lucio, è meglio andare, sì. Tra poco arriveranno i tuoi nipotini e scopriranno che il famoso lupo fiero delle fiabe non può dargli nemmeno un ovetto. Vai via, Lupo Lucio, vai. Milo! Milo! Ma strano, non è ancora arrivato. Beh, insomma, dovrebbe essere da queste parti, però. E beh? E dove si è cacciato? Milo ha detto che avremmo bevuto l'ultima moraviglia insieme. Vabbè, meglio così. Un giorno, tanti anni fa, sono arrivato da solo al Fantabosco e oggi da solo me ne vado. Sì. Meglio così. Uno è il sole del suo viaggio, uno è il naso del mio fiuto, uno è il cuore del suo coraggio, uno solo è il lupo. Milo! Fatalina, non ho nessuna intenzione di vederla. Milo! Eccomi qui, Fatalina. Stavo cercando proprio te. Sai che Lupo Lucio ha deciso di abbandonare il Fantabosco? Cosa? Ma non è possibile! Ma l'ho visto poco fa! Appunto, Baliabea mi ha raccontato tutto. Ma come? Se l'è presa per quello che è successo prima? Ma io non volevo mica offenderlo! E poi tante volte i suoi imbrogli sono stati smascherati! Ma questa volta ha sofferto proprio tanto per la brutta figura che ha fatto davanti a te e Baliabea. No, dobbiamo fare qualcosa! Se organizziamo una messa in scena che faccia ritrovare la fiducia in se stesso al Lupo Lucio e che gli faccia riconquistare la faccia ai nostri occhi... Lui non vorrà più andarsene! Bravo Milo! Allora facciamo così, andiamo subito a parlarne con Baliabea e io farò di tutto per fargli cambiare idea. Qualunque cosa, il Fantabosco non sarà più lo stesso senza il nostro amico Lupo Lucio. Andiamo. Sì! Eh già, il Fantabosco non sarà lo stesso, senza il nostro amico Lupo Lucio. Vabbè, Lupo Lucio, se gli amici ti vogliono aiutare, facciamoci aiutare. Qualsiasi cosa organizzeranno, farò finta di crederci. Che strano odore. Odore di sciupafiabe. Ma sarà meglio nascondere il cesto qui. Oh no! L'odore di sciupafiabe sta aumentando. Oh no! Sciupafiabe ha rubato il grande libro di tutte le fiabe ed è scappato dentro la grotta. Aiuto! Aiuto! Aiuto, aiuto! Ecco che arrivo! Cosa c'è, Baliabea, che devi gridare aiuto? Lupo Lucio! Lupo Lucio sciupafiabe mi ha rubato il cesto! E dentro al cesto c'era il grande libro di tutte le fiabe! Ed è scappato dentro quella grotta! E vabbè! E allora? Ma guarda, i miei amici hanno già preparato tutto, Che carini, potevano pensare a qualcosa di più originale, Non c'è un pignuto da perdere, sì. Bisogna avvertire tutti, bisogna chiamare Milo, Fatalina, Requercia, Fata Zarina, persino Strega Varana, bisogna chiamare tutti, è un momento disperante. Ma perché? Dico perché, ci sono qua io e vado io a recuperare il libro, no? Permesso, permesso, fatemi passare, permesso. Tu, Lupo Lucio, non puoi, è tanto pericoloso. Oh,
Ma sono o non sono un ferocissimo lupo delle fiabe? Scusa, che mi siedo anche un attimo. Adesso io vado lì e recupero il libro. Guarda, Ehi, sciupafiabe. Dai, sciupafiabe, dai questo libro. Dai, vai via, su, dai. Lupo Lucio, ma sei impazzito? Vedi, secondo me è già scappato, ha sentito la mia voce. Ti ho detto di non avvicinarti a quell'ingresso. Lì dentro c'è sciupafiabe ed è pericolosissimo. Guarda. E tremo tutto dalla paura. Sciupafiabe, dai, vieni fuori e dai sto libro, poi vai via. Su, dai. Secondo me non c'è più. No, è impossibile. Ti dico che è entrato e non è ancora uscito. E questa è l'unica uscita della grotta. Guarda come recita bene Bagliabea. Non sembra mica che faccia sul serio. Vabbè, io vado e adesso. No, Lupo Lucio, ti ho detto che lì dentro c'è sciupafiabe che ti farà a pezzi. A questo lo vedremo. E guarda che ho capito, io vado qua. Oh, Lupo Lucio, ti ho detto che non è il momento di fare l'eroe, questo. Ma quale eroe? A me non piacciono i prepotenti. Io adesso vado dentro e vedi che cosa gli faccio a sciupafiabe. Guarda, adesso spostati. Ecco, fammi entrare perché guarda. Sciupafiabe! Buffone! Sei ancora lì? Guarda che sto arrivando, eh. Guarda che io adesso arrivo, ecco. E ti do quello che meriti, eh. Sciupafiabe! E sciupafiabe! 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 Che cosa succede, Bagliabea? Ti abbiamo sentito gridare aiuto! E sciupafiabe mi ha rubato il grande libro di tutte le fiabe! No! E dove è andato? È entrato nella grotta! E il Lupo Lucio! Lucio ha voluto a tutti i costi inseguirlo per recuperare il libro. Io gli ho detto di non entrare, ma non c'è stato verso. Mamma folletta. Dobbiamo subito andare ad aiutarlo. No, ferma, Fatalina. È troppo pericoloso. Vado io. No. Andremo tutti e tre insieme. È scappato. Sciupafiabe. È scappato. Oh, e che ne sarà di Lupo Lucio? Lupo Lucio. Ma tu sei stato un grande eroe! No, di più, tu sei il nostro Lupo Lucio, il lupo più coraggioso di tutti i mondi di fiaba. Il libro. Mamma lupa. Coraggio, Lupo Lucio, è tutto passato. Tirami su per triplo, offro io. E stasera, alla cena per il re dei regni delle fiabe del sole, sarai sicuramente l'ospite d'onore. Ma certo, e sono sicura che Re Quercia inviterà anche i tuoi nipotini. Oh, e loro saranno molto fieri di te. Tu hai salvato il grande libro di tutte le fiabe. È lì. Su, coraggio, Lupo Lucio. Che appoggiati bello. A me. Che bello avere come zio un eroe. Ma lo sai che cuoco Basilio per questa sera ha già preparato un vassoio di cinghiali che va da qua a là? Mamma folletta, hai visto che cosa è riuscito a fare oggi Lupo Lucio? Mi ha proprio meravigliato. Ha affrontato sciupafiabe da solo a zampe nude. È riuscito a riprendersi il grande libro di tutte le fiabe. Non vedo l'ora di andare in giro a raccontare a tutti quanto è stato coraggioso. E tu torna a trovarmi domani, però, eh? Io ti aspetto sempre qui, ormai lo sai. E non fare tardi, eh? Ciao, a presto.